iniziato un percorso da 3 anni a questa parte che vede oggi Catania dialogare alla pari con città come Barcellona, come Amsterdam, come Malta, come Riga, sulla mobilità sostenibile e sull'innovazione attraverso energie alternative è un fatto importante. Essere partner ma nello stesso tempo ottenere i finanziamenti. Catania non aveva mai ottenuto finanziamenti in questo campo grazie all'opera di questa amministrazione che a fatica riesce a recuperare il tanto tempo perduto è un fatto positivo. E il fatto che poi gli ospiti stranieri abbiano deciso di venire a Catania per fare questo seminario, per mettere assieme le esperienze che hanno vissuto in questo progetto e per condividere la distribuzione delle risorse che l'Europa ci ha affidato, penso che sia un grande fatto positivo per la nostra città. Da 3 anni noi stiamo lavorando proprio su questo. Catania non aveva piano urbano del traffico e glielo stiamo dando. Abbiamo messo la mobilità dolce al primo posto, quindi pedoni e ciclisti. Catania non aveva un metro di cordolo e ora ce li ha. Abbiamo cominciato secondo me col passo giusto, con l'obiettivo giusto, e ogni giorno facciamo attività per raggiungere gli obiettivi. We will assess the best practice. We will have expert investigations, but also communities will assess their good practices, and we will post these practices online. And we will invite various stakeholders also to post their exchange and experiences. And then the engaged partners will test these things and hopefully will come up with some transfers of some experiences. So it will be web-based network and conference-based network, because in the course of about 3 years, we will have roughly 20 seminars all across Europe.